Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati alla vostra Andrea Nicolotti, sono io, ok, Watch 2 Psicospettri. Come avete letto dal titolo, oggi si va a fare la missione di Darknian. Dunque, so solo come attivare questa missione, per il resto non so assolutamente nulla. Tutto quello che so però è che bisogna andare da Rilandia su Monte Roccafaccione. Allora, intanto, sto da già da Rilandia a Pianale della Stazione perché dallo scorso video praticamente non mi sono mosso. Era andato appunto a fare la missione di circulario, sì. Quindi, insomma, sono direttamente al pianale della stazione nel presente e andiamo a Roccafaccione. Ovviamente non è che Roccafaccione è un punto a caso, no, è il punto più alto di Roccafaccione. Ecco, ci siamo quasi arrivati. Perfetto. Ah, c'è anche uno yokai di rango B. Non ho idea di chi possa essere. Comunque sia, se qui osserviamo con lo yokai watch ci appare, ma non è quello che mi interessa ora. Quello che mi interessa è Hovernian. Oh, ciao! Overland, che fai nella Rilandia del presente? Stai bene? E che ci fai quassù? Scopri che controlli la città dall'alto, come un vero supereroe. Ah, ho detto qualcosa che non va? Che ti prende, Overland? Sembri turbato. Quando Nathaniel è venuto a mancare, ho continuato a sorvegliare la città. Non fraintendetemi, ma questa città è fin troppo tranquilla. Nelle montagne, pace. Lungo i fiumi, pace. Nessun segno di malvagità. Sono diventato un gatto per intrufolarmi nelle case e annusare pericolo, ma gli abitanti hanno pensato solo che fossi carino, la mascotte della città. Capisco, non sembra uno stile di vita adatto a un eroe come te. Ma non va bene la pace? È per la pace che sei diventato un eroe, no? Sì, ma se tornassero gli yokai spettrali, temo che la città non sarebbe pronta. Ma io devo essere pronto, non posso permettermi di abbassare la guardia. Perciò mi serve il tuo aiuto, mi daresti manforte? Wow, tre medicine potenti! Darknian. Overian protegge ancora Rilandia, ma sembra un po' annoiato. Accetta l'incarico, certamente. Certo che ti aiuterò, ma da dove caspitrina cominciamo? Beh, innanzitutto mi servirà un allenatore di eroi per tenermi in forma. Forse dovremmo cercare tra gli yokai più forti dello yokai world. Eccellente, io vado avanti, ci vediamo lì. Devo andare allo yokai world. Ok. Dunque, miseria, si casca di continuo. Come vedete qui non ho ancora fatto le missioni. Perché comunque sì, l'ho già fatta. Questa di Lucio ve l'ho già fatta vedere. Ebbene, se c'è il Noco mi farebbe un grande piacere. Non c'è il Noco a quanto pare, peccato. Ho delle monete da usare con la slot Kai? Sì, ce n'ho una, beh, tanto che ci sto la uso. Ah, Lanchu! Intanto caccio lo stilo per tenermi pronto. Nel caso ci siano lotte da fare. Beh, contro Darknian penso di sì. Benvenuto a Yokai Bird. Grazie. E boh, non so se c'è una bandierina. Ah, potevo anche usare Traspec, però magari per trasportarmi alla fine. Magari devo proprio andare alla fine del percorso, non lo so. Mannaggia. Mannaggia. Oh, Trespi? Cioè, Trespi, però vabbè, Trespi mi piace di più di Trespi. Tu, il piccolo yokai dalle sembianze di un gatto blu. Stai pensando, voglio diventare più forte, ho ragione? Cosa? Come fai a saperlo? Mi chiamo Trespi, posso leggere nel pensiero. Sì, proprio una cosa da yokai. È in grado di leggere la mente come se fosse un libro aperto. Non so come farti diventare più forte, ma conosco uno yokai che può. Davvero? Che genere di yokai? È l'enciclopedia vivente di yokai, conosce mosse, energy max e tutto. È un allenatore di yokai molto quotato. Forse conosci il suo soprannome, viene chiamato il Valletto Yokai Perfetto. Il Valletto Yokai Perfetto? Quasi arrossisco. A quanto pare la mia fama si sta diffondendo. Dunque, dove possiamo trovare questo Valletto Yokai Perfetto, Trespi? Ehi, il tuo Valletto Yokai Perfetto sta fluttuando ora proprio qui, pronto? Dicono che visiti spesso il parco divertimenti al villaggio Gera Gera. Quindi esiste un altro Valletto Yokai perfetto. Quante probabilità ci sono? Grazie, Traspi. Prego, mi auguro che tu riesca a diventare forte quanto speri. Grazie a un volgare imitatore, ne dubito. Va bene così, se si è popolari come me è normale che spuntino imitatori. Ma regolerò comunque i conti con questo impostore. Ebbene,
Perché ti caschi, Nathan? Non so. Mi fa sentire male per lui. Mi stavo chiedendo, non è che io casco perché nel mondo reale, nel mondo degli umani, piove? E quindi, anche se non si vede nel mondo yokai, però gli effetti si ripercuotono? Mi sa di sì. Devo trovare uno con la bandierina. Che non è qui, ovviamente. Dove potrà mai essere, allora? Prendiamo un po' il trenino, va. Montagne russe, no, trenino, vabbè. Ah, sì, invece. Oh, Kumandi? Sono Kumandi, il valletto yokai perfetto. È un piacere conoscerti. Fermo lì, Falsandi, chi ti credi di essere? Zitto, Whisper! Ma... Oh. Kumandi, voglio diventare un eroe più forte. Miau. Aiutami, allenami. Su, su, Overnian, calmati. Non serve avere fretta. Chiedo scusa. Aspetta, come sai il mio nome? Sono sicuro di incontrarti per la prima volta. Oh, oh, oh. Io so tutto. Sei fluttuante eroico yokai Overnian. E la tua tecnica speciale era Zamparia? Ciao. Wow, è perfetto davvero. Mi fa desiderare di avere un balletto yokai. Amico, sono proprio qui. Comandi, puoi dirci come Overnian può diventare più forte? Sono forse invisibile? Innanzitutto devi capire quali siano i tuoi limiti e per farlo devi combattere. Forse Andrea può aiutarti. Ah, aiutarlo? Significa che dovrei combattere con Overnian? Non trattenerti. Vedami quando sei pronto, Andrea. Quindi c'è uno yokai che si chiama Falsandi. Ok, allora Overnian, intanto combattiamo. Però, quello yokai, Falsandi... Mi è fatto strano sentire quel nome. Ah, beh. Ah, ok, dopo questo yokai, dopo questa storia, penso che farò appunto il penultimo boss. E poi dopo, per fare, immagino, mi sa che mi ci vuole un pochino. Cioè, immagino il boss finale, Mi ci vuole un pochino di più di tempo per prepararmi bene. Però intanto facciamo Overnian. Andiamo subito con un Energy Max di Shogunian. Oh, Acrobata. Non dovrebbe essere particolarmente feroce. No, infatti non lo è, poverino. Con questo Energy Max mi sa che è andato. Vediamo. Sì, è andato. Poverino. Piuttosto veloce, vabbè, con yokai di livello 99, sto con audace, potenziato di 3, quindi insomma è normale. È questa l'entità della mia forza, ho ancora tanta strada da fare. Ah, ma almeno ora conosci i tuoi limiti, Overnian, e da qui non puoi che migliorare. Molto bene allora, qual è il prossimo passo, comandi? Ti prego di prendere questo libro dei segreti. Vi troverai le risposte. Cos'è questo? Ma quello è un fumetto, secondo me. Cos'è? Cosa dice? Capisco. Overnian è così assortito nel lettore che non riesce nemmeno a sentirci. Guarda Shibani, ha infilato la per terra perché è arrabbiato. Bene, continuiamo con la prossima fase. Miau? La prossima fase? E qual è? Ci sono due oggetti appartenuti al grande eroe di una leggenda. Ti chiedo di cercare la cintura multiuso e il manto del mistero e di portarmeli. Dal nome sembrano che siano appartenuti ai più malvagio che un eroe. Dove sono? Oh oh, vi dirò solo questo. Stanno da qualche parte al parco Gera Gera. Cosa? È tutto qua quello che ci dici? Non puoi darci altri indizi? Non sarà necessario. So cosa devo fare. Non rimane altro che farlo. Ma... Overnian, non pensi di essere un po' troppo... Non aspettarti che un altro ti tenga per mano. Un eroe conta sulle sue forze. Magnifico, Overnian. Vedo che il libro dei segreti fa già effetto. Overnian si comporta in modo un po' strano. Cosa c'è scritto in quel libro esattamente? Allora forza, andate. Se ci riparlo, perché mi sa che qualcosa l'ho già trovato. Molti yokai che vivono nell'oscurità. Cioè, devo combattere con degli yokai? Credo di...
Credo di aver capito un po', ma non ne sono totalmente sicuro. Scuriflesso? Devo combattere con questo tipo di yokai per caso? Mi è più chiaro ora. Mi è molto più chiaro. Oh, allora, cintura multiuso. E andiamo allora, dai. Dai ragazzi, manca solo un oggetto. Ah, oh, ho notato che Scuriflesso non compare più. Quindi devo trovare un altro yokai. Oh, ok, va bene. No, eccolo, eccolo, eccolo. Oh, Pietana. Quindi devo combattere degli yokai specifici, vabbè. Avevo capito che dovevo combattere degli yokai specifici, ma ci stavo perdendo le speranze, dico. Non compare nessuno. Però perché Scuriflesso ha una cintura multiuso? Ecco, manto del mistero. Posso capire che Quietana mi dia manto del mistero. Ma non che Scuriflesso mi dia cintura multiuso, cioè a quale scopo? Eccoci qua. Comandi? Sì, Overnen, fammi parlare con comandi. Sì, le abbiamo trovate. Quindi ora? Sembra che questi siano proprio gli oggetti in questione. Bene, allora, i preparativi sono finiti. È momento di passare alla fase finale. Overnen, sei abbastanza temprato per questo? Procedi pure. L'addestramento davvero eroe di Overnian è cominciato. Lezione 1. I veri eroi devono sviluppare un'incredibile forza fisica. Che ti prendi, Overnian? Se non superi questo non ce la farei mai. Lezione 2. Un eroe deve sapersi muovere come il vento. Devi diventare la velocità stessa. Altri 50 giri a potenza massima. Cosa c'entriamo noi? Gna gna gna, mi sento bene, aiutami, Emi! Lezione 3. I veri eroi non cedono alla paura, hanno un cuore forte. Non avere paura del contenuto della scatola, mettici dentro una zampa. Ci sto davvero mettendo dentro una zampa, gna! Davvero, davvero, gna! Si tratta di un vero allenamento da eroe? Sembra più un programma TV. Mi sa che ha ragione Whisper. Diversi giorni dopo. Com'è andato l'allenamento di Overnian, comandi? Perfettamente, è naturale. Quindi, dov'è Overnian? Sono proprio dietro di te, Andrea. Ah, non arrivare alle spalle in quel modo, Overnian! Overnian. Ti sbagli. Miau! Sembri diverso. Nell'oscurità nacqui e nell'oscurità vivo, dando la caccia ai cattivi. Il mio nome è Darknian. Oh, proprio come narrato nel libro dei segreti, è nato l'eroe dell'oscurità. Cosa? Il libro dei segreti non è altro che un fumetto! L'ho detto! L'ho detto! Oh, gli eroi buoni sono così fuori moda, questa è l'era degli eroi oscuri! Batman, praticamente. Ho sempre detto che era Batman. A comandi piacciono i fumetti, non l'avrei mai detto. Sono Darknian che scende all'oscurità. Bene! Quindi, in realtà, Darknian non è altri che Overnian. Però si è allenato talmente tanto che ha cambiato aspetto. Ah, praticamente Darknian ha un valletto. Che
Chi è che mi ricorda? Non lo so, non mi ricorda qualcuno. Ad ogni modo, Cuccia, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter. Per domani c'è il video della boss fight contro lo yokai procione. Non so come si chiama, non ho minimamente fatto ricerche su di lui, però posso scoprire dove trovarlo senza impegnarmi neanche troppo. Quindi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!